Tempo di castagne, anzi di marroni IGP, e andiamo allora a scoprire come sta andando la manifestazione a Combai, il servizio. È partita la tradizionale festa dei marroni di Combai, che fino al 1° novembre animerà le colline del piccolo borgo, una manifestazione giunta alla 73ª edizione che ha saputo conciliare tradizione, promozione turistica ed innovazione. Penso che a venire a Combai si trova la tradizione, la cultura di questo paese che è nato con i marroni e continua ha già continuato 73 anni, ma speriamo per tanti altri, insomma. Si possono trovare sia i marroni cotti che tutti i derivati che facciamo dolci e primi e secondi a base di marroni. La festa dei marroni possiamo dire che ha salvato la castagnicoltura nella nostra zona. Noi come produttori siamo 120-130 e copriamo tutto il territorio di produzione che sono 11 comuni della pedemontana trevigiana. Meta di grande fascino, Combai sta dedicando grande attenzione alla promozione del territorio, attivando progetti capaci di avvicinare differenti fasce di visitatori. Fondamentale inoltre la sinergia che il Consorzio dei Marroni di Combai sta attivando in collaborazione con il Consorzio dei Marroni del Monfenera, una strada che valorizzerà prodotti e luoghi di produzione della varietà di indicazione geografica protetta. Siamo molto soddisfatti, appunto, dopo un po' di anni, 4-5 anni con produzione scarsa, quest'anno stiamo tornando alla produzione pre-infezione dell'insetto, per cui siamo molto contenti. Siamo assieme al Monfenera, diciamo ai marroni del Monfenera, vogliamo fare la strada del marrone di Combai e del Monfenera e dei prodotti tipici delle prealpi trevigiane. Ci stiamo lavorando e ci arriveremo sicuramente, è una cosa importante. In questo periodo c'è tantissima gente che viene per camminare, per visitare, e anche tutte le colline qua intorno che in questa stagione sono splendide. E ci sono delle visite organizzate, si possono anche fare da soli, fai da te. Una pro loco che ha saputo valorizzare la tradizione sviluppando iniziative di promozione digitale. Per un'intera giornata, blogger e instagrammer si sono immersi nelle attività proposte dalla manifestazione con l'obiettivo di dare visibilità all'evento attraverso i social network. Una campagna che ha raccolto oltre 200.000 visualizzazioni solo nelle prime 24 ore e che può essere seguita e sviluppata utilizzando gli hashtag Visit Combai e Delizie d'autunno. È di grandissima importanza che gli enti e le destinazioni turistiche capiscano che il digitale è importantissimo. Moltissime persone ormai si affidano ai blogger, anche agli Instagrammer, per decidere le loro prossime destinazioni perché si fidano dei consigli che diamo. Allora, siamo presenti a livello nazionale, poi su base regionale e provinciale, organizziamo degli eventi, cerchiamo di partecipare anche agli eventi fuori dalla provincia, cerchiamo ogni giorno di condividere le foto di chi ci segue in modo da incuriosire le persone che magari non hanno mai visto quel posto.